11, buongiorno e buona domenica da Rai News. Al momento è inagibile la stazione Tiburtina di Roma a causa dell'incendio che si è sviluppato questa mattina nella sala apparati, lo rendono noto le Ferrovie dello Stato. Per spegnere il rogo sono 10 le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro, ma serviranno ancora diverse ore per domare le fiamme. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta con il nostro inviato Matteo Parlato, buongiorno. Allora, qual è al momento la situazione? Buongiorno, sì, come hai detto tu la situazione è molto complicata, ci sono 10 squadre che stanno lavorando per domare le fiamme dentro la sala apparati, intorno alla stazione diciamo, è stata creata una cintura, è stato bloccato il traffico, ci sono continuamente mezzi del Vigile del Fuoco che diciamo, vanno a sommarsi perché ogni volta che si svuotano le acque devono riempire diciamo, i loro serbatoi, per cui c'è un andi e rivieni di questi mezzi. All'interno della stazione la situazione è complicata, abbiamo parlato con i Vigili del Fuoco che ci hanno detto che c'è diciamo, un serio rischio di crollo del solaio e loro hanno difficoltà a arrivare diciamo, al centro diciamo, della situazione, del punto critico, perché con l'autoscalo non riescono ad entrare all'interno della stazione ferroviaria, per cui ora diciamo, i Vigili del Fuoco chiaramente sono addestrati a risolvere i problemi, ora stanno provando ad aggirare il problema usando un vagone ferroviario diciamo, che si può sollevare. E stanno lavorando contro il tempo perché appunto le fiamme hanno seriamente diciamo, minacciato la struttura, per cui devono diciamo, riuscire a risolvere il problema prima che peggiori ulteriormente. Questa qui è la seconda stazione di Roma ed è uno snodo fondamentale nel traffico di Trenitalia, nella rete ferroviaria nazionale. E Trenitalia ha diramato un messaggio chiedendo a tutti i viaggiatori che stanno per mettersi in viaggio di controllare se lungo il loro viaggio c'è la stazione Tiburtina e nel caso ci fosse hanno chiesto di mettersi in viaggio solo per diciamo, se è veramente fondamentale, altrimenti di evitare, perché diciamo, devono cercare di decongestionare il traffico in tutte le maniere e i tecnici di Trenitalia stanno anche lavorando a modificare gli orari proprio per questa stessa ragione, cioè per cercare di alleggerire questa stazione, insomma, di ridurre al massimo il flusso dei treni, in modo da, insomma, perché chiaramente abbiamo visto ora che alcuni treni passano, ma soltanto diciamo, sì, sui binari più periferici, quelli più lontani diciamo, dal binario numero uno, per così dire. Infatti dicono che lo scalo non è del tutto bloccato e che sono transitati 8 treni almeno. Sì, 8 treni, però uno scalo così grande, 8 treni, capisci che è proprio, passano col contagocce. E anche in questa situazione però devono ridurre, perché chiaramente nella zona, non so se riuscite a vedere, comunque la zona più, diciamo, più vicino al corpo centrale della stazione, è lì dove stanno lavorando i Vigili del Fuoco, i tecnici di Trenitalia, abbiamo visto anche dei mezzi della protezione civile che si sono diretti verso la stazione. Più tardi ora anche noi cercheremo di raggiungere la stazione, cercheremo di fare qualche immagine, ammesso che ci facciano passare, perché potrebbe anche darsi che invece diciamo, ci tengano a distanza. Nel frattempo, allora, Matteo, ti interrompo solo per aggiungere alcuni elementi che stanno battendo ora le agenzie. C'è il ministro delle infrastrutture Mattuale, dice che la situazione è molto grave e dicono anche che il sindaco si è giunto sul posto per un sopralluogo. Non so se hai avuto modo di vedere o incrociare il sindaco Alemanno, se ha qualche elemento in più. No, io non l'ho visto, so che cioè, poco fa era alla stazione l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, comunque sicuramente la situazione è molto difficile, questa qui è, diciamo, è una questione che ci vorranno giorni per risolvere, ci vorrà ancora, come hai detto tu all'inizio, molte ore per i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, poi bisognerà capire cosa ha causato questo incendio, un cortocircuito, insomma quali sono state le cause, e poi bisognerà rimettere a posto, praticamente quello che è andato a fuoco è la centralina proprio, insomma è la stanza dei bottoni della stazione, per cui chiaramente tutto il sistema è andato in tilt e rimettere a posto, e qui, come dicevamo, questa è la seconda stazione di Roma, qui passano tutti i collegamenti nord-sud, est-ovest, per cui è veramente, diciamo, si è bruciato un punto critico della rete nazionale di Trenitalia. La situazione è molto molto difficile, e, diciamo, le conseguenze, l'effetto domino che provocherà questo incendio si sentirà ancora per parecchio tempo, sicuramente. Grazie intanto a Matteo.